Si inaugura domani, mercoledì 9 novembre, presso la sala Monsignor Garcia del CEF, passa alle ore 10, la seconda edizione del Salus Festival 2016, interamente dedicato ai temi del piano di prevenzione regionale e con una forte caratterizzazione regionale che porterà la manifestazione in un tour in Sicilia orientale, a Siracusa dal 24 al 26 novembre e in Sicilia occidentale, a Trapani, dal 15 al 16 dicembre. La tappa di Caltanissetta, dal 9 al 13 novembre, si aprirà con un prestigioso convegno sui temi della prevenzione oncologica, introdotto dal dirigente generale del DASOE, Ignazio Tozzo, e dal direttore del CEFPAS, Angelo Lomaglio, che vedrà la partecipazione del professor Sandro Tagliaferri, con una lectio magistralis dal titolo «Le nuove frontiere della prevenzione in oncologia». La presentazione del convegno è affidata all'esperienza e alla competenza del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, Carmelo Iacono. Seguiranno gli interventi del dottor Francesco Vitale, professore ordinario di igiene e medicina preventiva e presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, sulla registrazione dei tumori, e del dottor Salvatore Requirez, coordinatore del piano di prevenzione regionale e dirigente del Servizio 5 del DASOE. Moderatrice della prima sessione, la giornalista Ivana Baiunco. La seconda sessione del convegno, prevista a partire dalle 15, sarà moderata dal direttore sanitario dell'ASP di Caltanissetta, Marcella Santino, e dal dirigente coordinatore del CEFPAS, Daniela Falconeri. Tra gli interventi, il dottor Salvatore Scondotto, dirigente Servizio 9 del DASOE, la dottoressa Gabriella Dardanoni, dirigente UO Registri e Screening Oncologici, il dottor Salvatore Pasqualetto, segretario provinciale FIMG, Alessandra Casuccio, Università degli Studi di Palermo, Scienze per la promozione della salute materno-infantile. Seguirà il dottor Ettore Cittadini e la dottoressa Laura Carrillo della Fondazione Eva Candela ULUS di Palermo, il dottor Sebastiano Condorelli, dirigente UOC Urologia, il dottor Mario Valenza, responsabile UO Centro Gestionale Screening dell'ASP di Palermo, la dottoressa Loredana Schillaci, dirigente PSIA di Caltanissetta, insieme ai dottori Aldo Amico e Giovanni Di Lorenzo sull'esperienza scolastica LILT for IPSIA, e Michela Zuliani, fotografa di Milano, sui temi dell'importanza della comunicazione nelle campagne sociali sulle donne affette da tumore al seno. Alle 21 al Teatro Margherita lo spettacolo Acqua, sui temi della migrazione e delle relazioni familiari, da un testo originale di Gisella Venia per la messa in scena dell'attrice Diletta Costanzo e la regia audio-video dello scultore Leonardo Cumbo. Per tutte le informazioni www.salusfestival.it.